Marcello, 5 giorni dopo il gol decisivo contro il Chievo, come stai, come ti senti, quali sono le tue prospettive in vista della gara con la Lazio? No, sono tranquillo, sereno, stiamo lavorando per la gara contro la Lazio, stiamo pensando tanto a quella partita che è molto importante per la squadra. Niente, ho fatto un gol, non è successo niente, devo continuare così a allenarmi, a lavorare e, come l'ho detto prima, ancora imparare tanto. Hai fatto una telefonata a Siena, sai che il Siena ha strapazzato un mesetto fa la Lazio, hai chiesto consigli a qualche tuo compagno? Ah sì, sento tanti miei compagni lì a Siena. Ci parlo sempre e loro adesso stanno un po' male perché hanno perso la domenica scorsa, ma sento tanto i miei compagni. Va bene, adesso inizio a pensare alla partita con la Lazio e tutte le squadre, che è molto importante. Marcello, ti chiedo quanto passa dal Lazio Fiorentina la corsa per l'Europa che conta, per la Champions League? Tanto, noi dobbiamo pensare che è una partita molto importante, come l'ho detto prima. Sono 3 punti molto importanti, che per noi è un passo in avanti importantissimo. Dobbiamo continuare così, dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo affrontare quella partita che è molto importante. Cosa ti ha detto Luca dopo il gol con il Chievo Verona? Ci avete scherzato un po' su? No, sì, Luca, l'ho detto sempre, un campione, un grande calciatore, io imparo tanto da lui. E niente, in settimana, come l'ho detto prima, stiamo lavorando e scherziamo, ma poi adesso dobbiamo pensare alla Lazio, che è una partita molto importante. Ecco, è una partita molto importante. Cosa temete della squadra biancocelesta? Tu so che segui molto le altre squadre. Sì, io credo che sarà una squadra tosta, è una squadra che in casa di loro sono forti, hanno un bel gioco di palla. Noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo arrivare lì tranquillo e sereno e fare vedere che come l'abbiamo fatto la domenica scorsa. Senti, si parla di Jovetic, si parla di Leai, cioè si parla di Toni. Penso che però, a parte il gol che hai fatto, uno dei tuoi obiettivi qui a fine stagione è quella che, visto che sei in prestito, di essere riscattato, è così? Sì, sì, io l'ho detto prima, io ho 6 mesi qua nella Fiorentina, voglio dare voglio dare il massimo per poter dimostrare che sono un calciatore con grande qualità e voglio restare qua, che per me questo è un sogno, che l'ho detto prima. E voglio continuare così, non mollare. Adesso voglio lavorare tanto per continuare così. Senti Marcello, secondo te, visto che ci si divide molto sugli obiettivi a fine stagione, è giusto, visto che non scappa nessuno in classifica a parte la Juventus, che i tifosi possano sognare il terzo posto finale? Sì, l'ho detto prima, noi dobbiamo continuare a lavorare così come l'ho detto prima, dobbiamo continuare a lavorare, il campionato è difficile, un campionato italiano è difficile. Ti trovi squadra che lottano fino alla fine, noi dobbiamo continuare così come ho detto prima e non dobbiamo mollare. Ormai è un po' di settimane che sei a Firenze, mi dai un giudizio sullo spogliatoio, sui ragazzi che hai trovato e soprattutto su quanto già sei migliorato seguendo i consigli di Montella? Sì, l'ho detto, abbiamo un bel gruppo, è un gruppo unito che ha voglia di tanto di lavorare. E sono tantissimi sudamericani che mi sono trovato subito bene. E niente, c'è un bel ambiente, un bel clima, si sente il calore delle squadre che ha tanta voglia di arrivare lontano e quello è molto importante.